riscosso un grande successo di pubblico la terza serata del Festival Mar 80, dove si sono alternate sul palco di Piazza dell'Unificazione insieme agli Evolution 80 tre figure iconiche dei mitici anni 80, Tracy Spencer, Ivan Cattaneo e i Rockets. Una piazza aggremita, quella di Marotta, che ha cantato i loro successi in una grande serata all'insegna della musica e del divertimento. Sta andando alla grande, il Festival degli anni 80 ormai uno degli eventi clou della nostra estate. Anche quest'anno abbiamo grandi artisti, figure iconiche degli anni 80, dei mitici anni 80, e quindi davvero ci fa molto piacere vedere tanta partecipazione, tante persone qui in Piazza dell'Unificazione, che ormai è diventata teatro di questi anni 80. Mar 80, un evento importante, è realizzato grazie al prezioso lavoro dei volontari della Proloco di Marotta. Praticamente è un lavoro di tanti mesi, come vedi ci sono tante persone che richiama un folto pubblico, e per noi è un motivo di grande soddisfazione, perché dopo mesi e mesi di lavoro, perché vabbè, vai a contattare, vai a cercare, programmare quali sono gli artisti, quali possono essere, cercare di capire se poi possono fare, perché poi la location è importante, dobbiamo comunque fare un bel lavoro. E quello che riguarda la cosa molto importante è la sicurezza, quindi dobbiamo controllare i varchi, controllare le persone, controllare, insomma, è un lavoro veramente difficile. A noi ci divertiamo tantissimo, perché comunque stare insieme è molto bello, ma molto 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 faticoso. Dopo i primi tre appuntamenti con Generazione X, Cinema 80 e Mitici 80, il festival, organizzato in collaborazione con il comune di Mondolfo, prosegue con altre tre coinvolgenti serate come Disco 80 questa sera e domani sabato 3 agosto alle 21 alla Molo Arena di Marotta il Concerto 80, in cui Raf si esibirà con Self Control. Poi avremo il grande concerto alla Molo Arena con Raf, quindi sono 40 anni della sua nota canzone Self Control, e quindi sarà un bellissimo evento alla Molo Arena, quindi al Molo di Marotta, e quindi non vediamo l'ora, e sarà bellissimo vedere tutte le persone cantare i suoi brani proprio sulla spiaggia del nostro lungomare. Serata conclusiva del festival domenica 4 agosto alle ore 21 in Piazza dell'Unificazione. La stagione estiva per il comune di Mondolfo però non termina qui, è ricco infatti il calendario delle iniziative. Abbiamo un calendario ricco di eventi sia culturali che turistici. Abbiamo terminato oggi con la rassegna letteraria, anche qui con grandi autori del panorama culturale italiano. Oltre 3.000 persone sono venute alla nostra rassegna letteraria, che quest'anno è alla terza edizione. Poi avremo il Festival della Fisarmonica dal 19 al 25 agosto tra Mantici, quindi la fisarmonica, che è uno strumento popolare a cui è molto legato Mondolfo, e quindi è uno strumento della tradizione, della marchigianità anche, e non soltanto, ma anche di Mondolfo. E poi anche tanti altri eventi che ci sono stati nelle scorse settimane, dalla festa della tratta organizzata dall'associazione Malarutta. Avremo nelle prossime settimane il Marotta Acustica Festival organizzato dall'associazione MAF, gli eventi di estate in piazza, quelli della ludoteca Giocolandia qui in Piazza dell'Unificazione, quindi ce n'è per tutti i gusti, il teatro in piazza a Mondolfo, quindi cerchiamo di dare sempre del nostro meglio assieme alle associazioni del territorio per accogliere al meglio i turisti che vengono ogni anno a visitarci.